Un tesoretto gettato al vento in due gare tra Cesena e Montevarchi. Il Teramo sciupa quanto di buono aveva costruito in termini di vantaggio sulle inseguitrici Salvezza e rimette tutto in gioco. Una sconfitta che brucia, quella con l'Aquila Montevarchi, per il sorpasso subito e perché la sconfitta è assolutamente meritata. Diavolo insufficiente mai davvero nel match e punito da una formazione che nel girone di andata ne aveva messo in luce tutti i limiti. Il primo quarto d'ora, come al solito, si rivela contrario ai colori biancorossi, che pure ci avevano provato con la staffilata di Arrigoni dopo 120 secondi, pallone alto, e con la girata aerea di Bernardotto pescato da Azio Osmanovic con un traversone da destra. Come a Gubbio però il piazzato di Mercati, come allora fu Cittadino, è letale, perché trova la correzione di Giordani su cui Perucchini deve capitolare. Il Teramo colpito durissimo e che vacilla ancora quando Gambale si libera e calcia alto dal limite dell'area di rigore. Diavolo poco fluido e che deve attendere il 40° quando Rosso sparacchia in qualche modo e Sinistro da posizione defilata senza impensierire i giusti. Questioni farraginose che si ripropongono anche nel secondo tempo, quando la velocità di Iallo a creare scompensi già in avvio. Perucchini salva in uscita, mentre le tracce biancorosse sono quelle di Azio Osmanovic, sinistro sull'esterno della rete, e Arrigoni alto. Solo che quando trova spazi l'Aquila Montevarchi è una lama e serve un Perucchini super per disinnescare Gambale, colpevole al momento della battuta comoda. Nemmeno i cambi, Cisco e De Grazia per Mordini e Rosso, oltre a Viero per uno spento Rossetti, riescono a svegliare dal torpore un Teramo che di gamba non arriva dove la testa suggerirebbe. L'occasione che capita a Bernardotto dopo un rimpallo fortuito è più una casualità che frutto di un'idea precisa di cosa fare e come farlo. E infatti sono gli uomini di Malotti ad andare ancora vicini allo 0-2 con il siluro di Amatucci, disinnescato da Perucchini. Guidi inserisce anche Lombardo e Malotti perché Viero si fa male, per dare l'ultimo sussulto ai suoi, che però non arriverà mai. Il Montevarchi si conferma bestia nera, ma tra andata e ritorno molto, quasi tutto, lo ha fatto in negativo un Teramo lontanissimo da quello che occorre per centrare la salvezza.